È un risultato straordinario l'approvazione del piano cave e dei materiali lapide di pregio. Dopo tantissimi anni, troppi anni, la Regione Siciliana ha concluso ieri con l'approvazione formale e definitiva da parte della Giunta di Governo un risultato che dà al comparto delle attività estrattive dei materiali lapide uno dei più importanti comparti produttivi della Sicilia, non soltanto in termini di produzione di ricchezza, ma anche in termini di esportazioni, una delle prime voci di esportazioni delle attività produttive siciliane. Per cui credo che il governo regionale abbia mantenuto la parola data agli imprenditori, agli operatori del settore, ai lavoratori, ai migliaia di lavoratori che occupano il comparto del materiale lapideo, quindi ha mantenuto la promessa il governo regionale. Nei prossimi giorni in presidenza e a Palazzo d'Orléans, la presidenza della regione, insieme con una rappresentanza degli operatori del marmo, illustreremo esattamente i contenuti di questo piano straordinario che finalmente dà certezza e prospettiva di futuro agli imprenditori, agli operatori del marmo, dell'intera Sicilia e ovviamente del comparto di Custonaci, che è il secondo bacino marmifero d'Europa dopo Massa Carrara.